questa è la giornata di chiusura della settima edizione della scuola di formazione politica dell'Associazione Alisei. Protagonisti di un tempo nuovo è il titolo che abbiamo scelto per questa edizione. I protagonisti di un tempo nuovo sono questi ragazzi formati a un nuovo tempo, che è quello post pandemia, che ci mette davanti a nuove sfide, a nuovi strumenti che per forza di cose abbiamo dovuto acquisire durante quest'anno e mezzo di lockdown. Con questi strumenti riuscire a vincere le sfide vecchie e quelle nuove. Abbiamo provato a farlo durante l'edizione ripercorrendo grandi temi che abbiamo già sentito, come quello della sanità, come quello dell'istruzione e come quello di una società che non è più individualista ma collettiva. Il messaggio dell'impegno, del non rinchiudersi in se stesso, io credo che alla luce di quello che stiamo vivendo sia davvero fondamentale. Sono molto curiosa di sentire soprattutto il punto di vista delle ragazze e dei ragazzi che hanno partecipato a questa scuola su come davvero sta cambiando non solo le nostre modalità di apprendimento, quindi il fare una scuola politica in remoto, ma anche tutta una nostra socialità che è cambiata. Devo dire che il Covid ha cambiato radicalmente il mio modo di fare attivismo, che prima non era di manifestazione, non era di piazza, era più logistico, organizzativo, normativo. Mi ha portato a recuperare il contatto con la cittadinanza, per esempio, con le persone, quindi organizzazioni di volontariato un po' terra a terra, che vanno davanti a, che fanno i banchetti, che vanno davanti alla grande distribuzione a recuperare i beni di prima necessità per le famiglie che ne hanno bisogno. Hauser è un'associazione in cui la maggior parte dei volontari sono persone anziane, proprio per la natura, insomma, dell'associazione stessa. Noi che eravamo abituati alle riunioni in presenza, noi che eravamo abituati a telefonate o a incontri di persona, abbiamo dovuto, insomma, impegnarci parecchio per riuscire a far sì che comunque le comunicazioni e le attività potessero lentamente riprendere, lentamente perché ovviamente era tutto da ridefinire e riorganizzare, però anche solo per organizzare era necessario vedersi, parlarsi, scriversi. E quindi cosa è successo? Che abbiamo iniziato a utilizzare, appunto, con i volontari più anziani anche piattaforma Zoom, gruppi WhatsApp. L'anno scorso andava molto come slogan il famoso distanti ma uniti. Veramente è stato più che mai vero in quel periodo, perché paradossalmente ci siamo visti più spesso con loro di quanto non avvenisse di solito. Ha avvicinato tantissimo tutto il gruppo, che normalmente era abituato a lavorare, sì, ma molto più in autonomia. Sicuramente il Covid ha messo molto in discussione il nostro modo di fare attivismo, perché era un attivismo basato sul movimento delle masse, sulla presenza in piazza. Ci siamo trovati a dover passare dall'attivismo in presenza all'attivismo digitale. Tuttavia è stato comunque un periodo interessante, perché ci ha messo in discussione e ci ha portato a sviluppare meglio alcune conoscenze che ci tornano utili ancora adesso. Per esempio l'utilizzo dei social è molto utile anche adesso, adesso che siamo tornati a fare attivismo in presenza, per diffondere e comunque pubblicizzare le nostre attività. Abbiamo dovuto quindi utilizzare dei nuovi mezzi, cioè arrivare alle persone con il mezzo informatico. Qualcuno per esempio ha deciso di informatizzare, quindi rendere disponibili a tutti della documentazione, insomma le storie delle partigiane e dei partigiani, quindi questo è un aspetto che vedo in maniera positiva. Poi certo manca la dimensione umana, che adesso speriamo di riuscire a recuperare piano piano. C'è qualche sfida nuova che si è presentata e siete riusciti a superarla? Ho sempre pensato che la sfida più grossa per noi fosse quella della comunicazione. Adesso nell'epoca in cui stiamo vivendo siamo sempre meno abituati a leggere. Noi non siamo esperti di politica, ma dobbiamo in qualche modo far capire la politica anche a chi non è esperto. Quindi certamente occorre trovare un linguaggio che sia adeguato a chi esperto non è, o chi comunque è abituato a vedere video di 30 secondi piuttosto che slogan. Come vecchia e nuova sfida c'è il coinvolgimento. Il coinvolgimento perché, come vecchia sfida, le associazioni in generale, in qualsiasi ambito, soffrono un po' della mancanza dell'attivismo dei giovani. Al contrario, la pandemia un po' ci ha aiutato in questo punto di vista. Il recupero della base dell'attivismo, quindi i giovani che si sono impegnati per le categorie meno fortunate, che quindi avevano bisogno di più attivismo, di più impegno,
E la sfida nuova che si pone è trovare il modo di riuscire a mantenere costante l'impegno anche fisico, anche materiale. La sfida adesso è proprio cercare il coinvolgimento dei giovani all'interno di un'associazione che, per semplicemente ragioni storiche, nel senso che non è mai stato così, ha sempre visto la partecipazione, una partecipazione molto scarsa da parte delle fasce più giovani. Poi è chiaro che con la ripresa delle attività, il lavoro e tutto, tanti volontari sono tornati alla loro vita normale, però diversi sono comunque rimasti legati a noi. La sfida adesso è insomma fare in modo che, non finita quell'esperienza lì, prendano e se ne vadano, ma che comunque restino coinvolti. Fridays è nato come movimento, quindi sicuramente a inizio 2020 parte dell'energia propulsiva che aveva alimentato all'inizio si stava lentamente affievolendo, e quello che come attivisti abbiamo capito è che se siamo stati così capaci di trasformarci per un'emergenza sanitaria che ha sicuramente un peso diverso e delle caratteristiche diverse rispetto all'emergenza climatica, possiamo comunque trasformarci, fronteggiare, pensare delle soluzioni alternative, creative per fronteggiare un'altra emergenza, quella climatica, che purtroppo rimane ancora irrisolta. Qual è secondo voi la parola che rappresenta il tempo nuovo di cui abbiamo tanto parlato? Secondo me occasione, perché questa situazione che si prospetta davanti a noi si presenta come un'occasione per ripartire. Ripartire con nuova energia, ripartire con principi che si erano dimenticati, e per ripartire con una nuova voglia di trasformare, ma una trasformazione di cui siamo noi i protagonisti, a cui non ci adattiamo, ma che creiamo noi. Rete, perché identifica la rete che conosciamo, dell'internet, ok, ma anche la rete sociale. Consapevolezza. La pandemia ci ha portato a dover necessariamente comunicare, a dover necessariamente lavorare insieme per raggiungere un obiettivo, tanto che molte associazioni sono dovute mettere insieme o mettere insieme diversi strumenti. Quindi la consapevolezza di non essere più da soli, ma di essere una comunità o un grande organismo che cerca di lavorare insieme, che poi diventa una rete, per raggiungere un obiettivo comune. Allora, io direi partecipazione. La pandemia ha colpito tutti e quindi per forza di cose ci ha obbligato a reagire, ha obbligato tutti quanti in qualche modo a partecipare, volenti o nolenti. Per forza di cose dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo prendere parte a quello che è il nostro tempo, e possiamo farlo solo se tutti quanti partecipiamo a quello che sta succedendo. Non ci si può estraneare e dire no, a me non interessa. Quello che le associazioni fanno, possono farlo solo perché ci sono dei volontari e perché c'è chi appunto partecipa alla vita associativa. Quello che è stata la parola chiave del dopoguerra, lo dico a chi milita nell'ANPI eccetera, a me pare che il tema, la prospettiva di ricostruire una giustizia sociale vera, che abbiamo declinato per tanti anni ultimamente, perdendone il significato e il contenuto vero, che era la prospettiva dei padri costituenti per affrontare la distruzione che le due guerre mondiali avevano portato, e quindi la prospettiva. La giustizia sociale era l'obiettivo. Io credo che oggi lo dobbiamo riprendere, riempire del significato che ha e metterci tutti a disposizione per raggiungere quello che... Perché da sola queste due parole da sole contengono, come dire, il motore, ecco, per fare delle cose insieme, per riprendere poi il senso di tanti altri termini che ne derivano, il collettivo e l'iniziativa comune. Gente che viene, che va, vi guardo seduto qui, sono bloccato in un loop di noia ed estasi, che non si ferma mai e non ne esco mai. Treni che tardano e bus che non arrivano, vite passate a aspettare che finiscano, vivendo la routine. Vivendo la routine, volevi andare via lontano da lei, ma non vedi che sei ancora qui.